News, grazie di essere collegati, di essere qui con noi questa sera. Buonasera di nuovo a tutti. Sappiate che è possibile vedere questa edizione del GM News in differita sulla pagina YouTube del gruppo Fare Comune Gorla Maggiore. Quindi, per chi non potesse seguirla oggi sulla pagina Facebook, potrà seguirla in differita nei prossimi giorni sulla pagina YouTube del gruppo. Oppure potrà chiaramente rivedere questa edizione sulla pagina Facebook Pietro Zappamiglio. Allora, iniziamo con un doveroso aggiornamento sulla situazione Covid. Il numero di positivi oggi a Gorla Maggiore è pari a 76 persone, quindi 76 persone di Gorla Maggiore oggi risultano positive. Il dato è aggiornato a ieri sera alle 23:30 ed è un dato che io prendo dal portale di ATS, l'azienda territoriale sanitaria di Varese in Subria, Varese Como. Oltre a questo si aggiungono, sempre un dato quindi di ieri sera, 32 persone che sono all'interno dei cosiddetti contatti di caso. Quindi 76 contagiati attualmente sul territorio e 32 contatti di caso. Quindi ovviamente è importante continuare a seguire le regole del distanziamento, le regole della mascherina. È importante rispettare tutte quelle regole che abbiamo imparato in questi 2 anni di pandemia. Non vi nascondo la preoccupazione anche per questo momento. Siamo di fronte chiaramente ad una quarta ondata e anche molti nostri concittadini sono in quarantena, sono positivi e quindi speriamo che presto questa situazione si risolva e ci sia un'evoluzione con una diminuzione dei casi di contagio. Ne approfitto anche per parlarvi del centro tamponi che abbiamo sul nostro territorio, centro tamponi che ha iniziato la propria attività il 13 di dicembre e che ha avuto 2 grosse criticità, come saprete, in tema di affluenza e quindi di crisi viabilistica intorno al centro tamponi il giorno della vigilia di Natale, il 24 di dicembre. E poi anche il 27 di dicembre c'è stata una coda, diciamo, di questa criticità che si è sviluppata proprio il giorno della vigilia di Natale. Allora, devo dire che al di là di queste 2 situazioni, e adesso cercheremo di spiegarne anche i motivi, negli altri giorni in cui il centro tamponi è funzionato con un numero medio di un trend di tamponi che sono stati realizzati, di circa 800 e con 800 giorno e con numerose persone di Gorla Maggiore che io ho visto insieme agli assessori che erano con me passare, quindi è sicuramente stato un servizio di pubblica utilità per la nostra comunità e anche per il nostro territorio. Che cos'è successo il 24 e che cos'è successo il 27? Abbiamo analizzato chiaramente i numeri. Il 24 non ho ancora i numeri chiaramente definitivi, ma sembrerebbe che al centro tamponi l'afflusso che si è manifestato è pari a 1800 tamponi, quindi è sostanzialmente più del doppio di quello che è il trend, ad esempio, di oggi, che è pari a circa 800 tamponi, il trend di ieri, dove ci sono state situazioni regolari di gestione anche del traffico esterno, ma anche del traffico interno. Ecco, il 24 abbiamo avuto un afflusso incredibile di persone che arrivavano da anche province diverse da quelle dalla provincia di Varese, di persone che cercavano il nostro centro tamponi anche su Google per poter fare un tampone prima del giorno di Natale. Il nostro centro tamponi è destinato solamente ai prenotati ATS, quindi esiste al cancello un controllo attraverso un tabulato in cui vengono verificati i dati anagrafici di chi entra e quindi si può entrare solamente se si è prenotati. Il 24 e il 27 invece è successo quello che si chiama l'imprevisto imprevedibile, nel senso che quel fattore umano che ha fatto sì che probabilmente a seguito anche della preparazione del Natale e delle feste si sia sviluppato un desiderio di fare il tampone anche qualora non ci fossero magari le condizioni per farlo, la prenotazione, eccetera. Questo ha sicuramente creato una forte crisi viabilistica intorno al centro tamponi, che non è nato per sostenere chiaramente quell'imprevisto imprevedibile, quel carico, diciamo, di persone. Questa cosa poi si è stabilizzata, tant'è che abbiamo verificato quello che è successo nella giornata di martedì, quello che è successo nella giornata di mercoledì e quello che è successo oggi,
e devo dire che non ho ricevuto alcuna segnalazione di disagi anche del vicinato al nostro centro tamponi, che come sapete ha sede proprio in via Togliatti, nella sede della Protezione Civile. Quindi sembra che a questo punto quello che è successo ormai si sia stabilizzato. Devo dire che io, che ero presente il giorno della vigilia, lì ho visto davvero persone esasperate, persone che arrivavano anche dalla provincia di Milano per fare il tampone a Gorla Maggiore. Ormai erano incolonnate e quindi questo creava chiaramente lo stress intorno all'hub dei tamponi del sistema viabilistico. Quel giorno sono state impegnate ben 50 persone per governare la viabilità all'esterno e anche all'interno, per governare anche l'esasperazione e l'aggressività di molte persone. Io successivamente ho informato la prefettura di quello che era accaduto e qualche giorno fa il questore ha emesso un'ordinanza, duplice ordinanza, che riguarda sia una questione di ordine pubblico nell'intorno del nostro centro tamponi, ma anche una questione di ordine viabilistico. Devo dire che l'organizzazione dei volontari ha fatto la differenza e qui va soprattutto il mio ringraziamento alla nostra Protezione Civile presente fin dall'inizio dell'inaugurazione di questo centro tamponi, va il mio ringraziamento alle forze dell'ordine. Il giorno, il 24, la vigilia, nonostante anche le forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato siano decimati dal Covid e dalle quarantene, erano presenti i carabinieri della stazione di Gorla Minore, era presente il nucleo radiomobile della compagnia di Saronno, lo stesso maggiore che comanda la compagnia di Saronno è venuto a verificare sul territorio quello che stava succedendo. Quindi io sono, insieme alla mia amministrazione, veramente grato. Era presente anche la questura di Varese con la polizia di Stato. E grazie davvero al prefetto e grazie a tutte le forze dell'ordine che ci hanno dato una mano. Grazie anche ai volontari che sono arrivati dai paesi vicini. Io ho chiesto una mano al sindaco di Gorla Minore, che ci ha immediatamente teso una mano con la propria protezione civile, che anche oggi era sul nostro territorio, ma non solo, anche la protezione civile dei volontari Garibaldi di Busto Arsizio. Quindi devo dire che è stata una grande manifestazione di unità di questo territorio, che ha capito che stiamo rispondendo ad un'emergenza gravissima e stiamo cercando di dare un servizio pubblico ai nostri cittadini. Quindi davvero io approfitto di questo momento per ringraziare tutte le persone che in maniera operosa ci hanno dato una mano e continuano a darci una mano, anche ATS, AST, gli operatori di AST, che proprio in quelle giornate, le giornate più, diciamo, critiche, sono riuscite a tenere botta e sono riuscite davvero a fare questo numero incredibile di tamponi. Quello che volevo dire è che il nostro centro tamponi è un servizio di pubblica utilità per la nostra comunità, quindi per la comunità di Gorla Maggiore, e io in questi giorni ho visto davvero tante persone di Gorla Maggiore passare da lì e spero che questo centro tamponi sia stato utile per loro e sia utile ancora. Lo è anche per la comunità dell'AST Valle Olona. Pertanto questo centro tamponi sarà a disposizione delle nostre comunità finché ATS e AST lo riterranno utile per questo territorio, lo riterranno utile per rispondere a un bisogno dei nostri concittadini e dei cittadini dei paesi della Valle Olona. Non nascondo un po' l'amarezza per aver letto e per aver visto di persona gli insulti che hanno subito molti dei nostri volontari. I nostri volontari non sono sicuramente i responsabili di quello che è successo, ripeto, è stato un evento imprevisto ed imprevedibile, non da imputarsi ad una mala gestione del centro e neanche ad una cattiva organizzazione. Tenete conto che il centro, al di là di quelli che sono gli operatori di AST, è fatto da volontari, come vi ho detto, da volontari della Protezione Civile, e quel giorno del 24, insieme ai volontari, c'erano i nostri dipendenti del comune, dell'ufficio tecnico. C'erano i nostri dipendenti della polizia locale, che ringrazio, c'eravamo noi con alcuni consiglieri comunali di maggioranza e gli assessori, e in questi giorni devo dire che ho ricevuto la solidarietà di tanti concittadini che hanno dato il loro piccolo contributo anche nella gestione e organizzazione di queste giornate di organizzazione del centro tamponi. Non nascondo l'amarezza, vi devo dire, per alcuni messaggi letti, per l'aggressività di alcuni nostri concittadini, che
non perdono l'occasione per parlare di una cattiva amministrazione di questo comune. Però io dico che quando qualcuno ha la visione di quella che è il bene comune non si ferma, e quindi io credo che i cittadini di Gorla Maggiore meritino di avere ancora questo servizio per quanto possibile sul proprio territorio. Un altro tema che volevo con voi condividere oggi fa parte di quelle che sono le iniziative che sono in corso, che ci saranno nelle prossime settimane. Un'iniziativa riguarda il bonus bebè. È il secondo anno che proponiamo il bonus bebè per i cittadini residenti da almeno un anno a Gorla Maggiore, purché uno dei due genitori sia residente a Gorla Maggiore da almeno un anno. Quindi il bonus bebè vale per i bambini che sono nati nel 2021 e le domande possono essere presentate fino al 17 di gennaio. Il bonus bebè vale 500 euro, quindi per chi non avesse ancora fatto domanda, per chi ha avuto un bambino, perché ha avuto un figlio, un neonato quest'anno, vi dico di partecipare, insomma, di presentare la domanda al protocollo. Trovate tutte le modalità di partecipazione sui nostri canali istituzionali del comune. Un altro tema che voglio condividere con voi, che è un sostegno alle famiglie che hanno avuto dei neonati, che è un progetto nato insieme alla cooperativa La Banda e al Melograno, che si chiama il progetto Cicogna, che dà la possibilità a questo punto di accompagnare le mamme e i loro bambini, i neogenitori, nei primi mesi di vita del bambino. Nei primi 6 mesi, quindi, il comune mette a disposizione l'assistenza di un esperto che potrà recarsi fino a 3 volte in questi primi 6 mesi nelle famiglie che hanno avuto un neonato, ma non solo, mette a disposizione anche momenti di formazione. Quindi, dal punto di vista della neonatalità, ricordo questi due progetti importanti, Bonus Bebè e Progetto Cicogna. Poi, un'altra raccomandazione che ci tengo a fare è quella che riguarda le modalità di festeggiamento dell'ultimo dell'anno, quindi del nuovo anno, dell'arrivo del nuovo anno. Vi chiedo davvero di essere rispettosi delle regole. Come vi dicevo, la situazione è delicata, cioè il contagio si sta espandendo in maniera importante, quindi il fatto di rispettare tutte quelle regole che ormai conosciamo, che è quasi inutile ripetersi, no? La mascherina, il distanziamento, il fatto di non, come dire, frequentare persone che non si frequentano di solito. Quindi il rispetto di queste regole è ancora più importante perché non ci sia un'ulteriore esplosione del contagio qui a Gorla Maggiore, ma anche altrove. Un'altra raccomandazione che vi faccio è nell'utilizzo dei botti, in quanto non abbiamo ritenuto di fare un'ordinanza, ma di farvi una raccomandazione. Sappiate che dietro i botti si celano spesso delle insidie, purtroppo ci sono delle persone che si fanno male se non vengono utilizzati bene, ma soprattutto si creano tanti rumori che sono fastidiosi per gli amici animali, quindi in questi giorni ho ricevuto tante telefonate di nostri concittadini che mi chiedevano di farmi parte diligente anche in merito a questa situazione. Tra l'altro vi condivido questa slide che domani verrà pubblicata sulle nostre pagine social. Ogni botto è un'esplosione di paura, bottino grazie. Evitali per te e per loro, e come vedete qui ci sono cani, gatti, animali che chiaramente soffrono di questa situazione, a maggior ragione. Da ultimo, prima di salutarci con un augurio che vi farò insieme agli assessori presenti e a Stefano Monco, volevo condividere con voi e con Stefano, che è qui, un'edizione speciale del Meteo Gorla, che trovate poi sulla relativa pagina Facebook di Meteo Gorla Maggiore, e che vi chiedo di seguire. Condivido il video così vedrete anche le previsioni dei prossimi giorni per chi rimarrà qui a Gorla, piuttosto che per chi andrà a sciare, piuttosto che per chi vorrà festeggiare con un po' di sole i prossimi giorni dell'inizio dell'anno. Dovrebbe vedersi.
Quindi Meteogorla compie 2 anni, grazie a Stefano che si dedica sempre, comunque ormai da 2 anni a questa possibilità, a questa opportunità per i nostri amici di Gorla Maggiore. Ci aspettiamo quindi un capodanno con il sole, Stefano, quasi 16 gradi, quindi vediamo, potremmo quasi uscire con le maniche corte, e speriamo. Quindi non andiamo a sciare, ma stiamo qui sul territorio a presidiare. Eventualmente a dare il nostro contributo per il centro tamponi. Da ultimo, prima di salutarci e prima di farci gli auguri, auguri a un nostro anziano che per la sua seconda Parigi-Dakar, credo che sia andato via un attimo il segnale. Mi sentite? Ok, quindi stavo facendo gli auguri a un nostro concittadino Gianni Stigliano, che quindi in questo momento si trova proprio nella sua seconda Parigi-Dakar e gli auguriamo di vincere chiaramente e di portare quindi il nome di Gorla Maggiore a questo punto non solo in Europa ma addirittura nel mondo. E, da ultimo, da parte mia e da parte chiaramente degli assessori, vi auguriamo una buona fine e un buon principio di anno nuovo. Che sia un anno di speranza per uscire al più presto da questa pandemia e per poter ritornare quindi ad abbracciarci come facevamo fisicamente e non solo virtualmente. Grazie a tutti e buona serata e alla prossima edizione del GM News.